e anche per il G4 si abbassa il cancello di partenza e immediatamente a comando Longiate con Asco. Allora Eugenio Fiocchialassi che se la gioca in doppietta per Longiate con Asco, in prima il 169 Ginocchi, in seconda il 168 Caracci e poi arriva Cazziani. Per quanto riguarda il Carlate, ma attenzione perché sono gli Olgiatesi al comando e dei Ginocchi. Campione regionale G4.